Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Farmacia a cavallo. Vai radio TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon lunedì 7 marzo. Ciao Titti, ciao Fedez, ciao Dilalla, ciao, oggi c'è pure Mondelli e salutiamo la nostra beneamata Silvia De Sandi che ci segue da casa. Ciao Silvia, buongiorno, come stai? Non ti sento. Non mi senti? Che succede? Abbiamo un problema, cominciamo subito questa settimana. Cominciamo bene, va bene, nel frattempo che sistemiamo questo problema tecnico, vi auguro innanzitutto una buona settimana di cominciare. C'è un problema da parte di Silvia, mi dicono, c'è un problema, non lo so, vabbè, si risolverà a breve. Dunque, oggi, lunedì 7 marzo, dicevo, sappiamo benissimo che non è stata una settimana bella quella che abbiamo passato, quindi quella scorsa, e se ci pensate l'essere umano è vittima delle sue stesse fragilità, delle sue stesse insicurezze, se vogliamo, ed è l'animale più pericoloso al mondo, come dare torto a quello che ha scritto questa cosa qua. Giorni fa è stata la giornata mondiale dedicata alla tutela della natura selvatica ed è proprio a lei, quindi alla natura, a madre natura, che dedichiamo questa puntata. La natura viene maltrattata dall'essere umano che dimostra, non rispettandola, di non dar valore alla vita. Lo dimostra con la guerra. Vediamo che cosa sta succedendo in questi giorni. E sappiamo benissimo che lo dimostra anche con la non cura del luogo che ci ospita, quindi accoglie. L'arte ha celebrato la natura ed anche la sua vendetta. Tantissimi artisti, attraverso la musica e i film, ne hanno parlato. A voi chiediamo oggi, film dedicati alla natura o alla sua ribellione, canzoni o artisti che si sono battuti per la tutela dell'ambiente? E cosa fate voi per contribuire a rendere questo un posto migliore? Rispettate la natura? Se lo fate, anche se non lo fate, potete dircelo chiamando al numero 080 501 4668 oppure mandandoci dei messaggi vocali al 370 301 5353. Allora, ma come mai non sento musica oggi? Eccola qua, eccola. Ah, pezzo bellissimo di Paul McCartney che ha inciso per la prima volta con i Beatles all'epoca. Mother Nature Song. Allora, abbiamo risolto il problema con Silvia o stiamo risolvendo? Titti, sei nudo? Al momento vedo Silvia, non ma non riesco a... Strano, perché prima abbiamo fatto un collegamento come prova e andava bene. Vabbè, vediamo. Hai una telefonata. Una telefonata, pronto chi è? Buongiorno. Buongiorno. E buon inizio settimana. Grazie. Come anche stai? A te, Rosanna. Io bene, tu? Pronto? Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ti sento. Ah, ok. Ti sento. Sto bene, sto bene. Tu come stai? Stai bene? Sì, solamente sto cavolo di tempo che sta sempre a piovere, ci ha messo in ammollo, ci ha messo. Lo so, smetterà prima o poi. Però speriamo. La roba come la facciamo ad aiutare? A me usta il disco, che sono 3 giorni che c'ho la roba stessa col cielo fan sopra. E mo. No. Allora, Rosanna, tu rispetti la natura? Sì. Sicuro? Io rispetto la natura perché sono 18 anni che faccio la differenziale. La differenziale? Ah, ho capito. La differenziata. È differenziata? Vabbè, basta che la fai, o differenziale o differenziato, basta che la fai. Abbiamo Silvia in collegamento, pronto? Ci sei Silvia? Ci sono. Oh, sono. Finalmente. Ciao Rosanna. Abbiamo risolto il problema tecnico. Voi mi sentite forte e chiaro? Forte e chiaro, sì sì. Allora, come si chiama? Silvia. Faccio anche il riciclo dell'olio fritto. Ah, dell'olio fritto, brava. E dove lo metti? L'olio esausto, no? Stanno i contenitori, i dispositori
in mezzo alle strade. In mezzo alle strade, tu scendi con l'olio nella padella ancora, dopo che hai fritto i polpi. Sì, faccio raffreddare. E certo, metto chiaro. Metto l'olio dalla padella nella bottiglia. Alla brace, E poi niente, la vado a buttare lì. Brava, è brava, così si poi, fa. Poi, quando faccio, diciamo, degli stracci così... Sì. Li faccio a pezzettini che pulisco bene. E certo, accuratamente. Vado a intassare l'acqua. È giusto. L'olio. L'olio. E poi? E la pulisco. Metto l'aceto e il detersivo. Un po' di sale. Ho capito. Sembra quel sito Fabiosa che ti dà le soluzioni, sai, alternative e più green per pulire le cose, per risolvere i problemi. Silvia, tu hai qualche domanda da fare, no? Grazie, Rosanna, per il contributo quindi che dai alla natura e quindi... L'abbracciamo Rosanna, la salutiamo. Va bene, grazie Rosanna per averci chiamato e buona settimana. Ciao cara, ciao. Guarda, allora, dicevi, guarda che bella maglietta, Silvia. Mi sono calato oggi, Silvia. Sì, una bella. Una caletta, una maglietta dei mitici Fab Four, ovvero The Beatles, John, una Paul, Ringo e John. Questo programma, hai visto? Ogni tanto ci vuole. Certo. Allora, come avrei capito, Silvia, oggi stiamo dedicando questa puntata. L'ho capito perché l'ho scritto. Hai visto, lo so. Hai visto. ma tu fai una raccolta differenziata? Ma perché fai a me questa domanda se vi dico me? Piuttosto abbiamo fatto questo collegamento a poco. Da anni differenziale, invece, come ha detto Rosanna. Insomma, collaboro con il programma Verde di Rabbia, quindi insomma, di rabbia. Mi occupo del curo quel programma con i vari colleghi, Massimo Quercia, occasionalmente anche altri colleghi della regia che saluto, poi tutta la squadra che di giornalisti e conduttori che cercano, ovviamente il tutto supportato da Amiu Puglia, che ci dà la possibilità proprio di sensibilizzare, infatti concordiamo i temi proprio con Amiu Puglia e realizziamo dei redazionali che tendono a sensibilizzare la gente. Il Verde di Rabbia è un format scritto tanti anni fa da Francesco Monteleone, pluripremiato, Renato, che... Sì, me lo ricordo benissimo come se fosse ieri. Abbiamo scritto apposta questa trasmissione per mettere in evidenza appunto tutti e si i sono problemi succeduti, esatto, ci sono successi, si dice, non succeduti. Ci sono succeduti tantissimi giornalisti, conduttori, alcuni ci tengo a salutare, lo stesso Giuliano Giuliani che conduce il programma con Antonello Venditti, Antonello Iacco, certo. E con Tiziano Gonnella. Vabbè, sì, comunque non stiamo parlando, non dobbiamo fare pubblicità a un altro programma. Si chiama autopromozione. Ho capito, vabbè, la gente sa, Ucanos, benissimo quel programma e là. E quindi diciamo che sensibilizzare rispetto a temi importanti come la natura è fondamentale. La settimana scorsa è stata dedicata, come al solito, una delle tante giornate mondiali di cui anche noi a volte parliamo, e mi premeva affrontare questo tema proprio in questo periodo. Tu sai, Renato, che ne stiamo passando di ogni. Sicuramente la guerra ha tanti altri risvolti economici legati a queste sanzioni. Ieri seguivamo, tra l'altro, un po' di polemiche legate al gas, al TAP, al problema dell'inquinamento, al problema delle energie come fonti rinnovabili da sostituire a quelle che sono più inquinanti. Il bello è che tutti se ne vengono, molto. Capito? Tutti se ne vengono perché pensano di risolvere questo problema dell'aumento del gas all'ultimo istante. No, questo allora si deve correre ai ripari, ma questo è un discorso che non dobbiamo affrontare noi in questa sede. Noi lo facciamo in un altro modo. Noi vogliamo un po' sensibilizzare facendo presente che Madre Natura, la grande Madre Natura, la Madre Terra, che non è quella che partecipa alla trasmissione con Paolo Bonolis, è quella che scende, insomma, sì, bardata di fiori nei punti giusti. Eccola, questa è la vera Madre Natura. Ecco. Che credo sia peggio di quelle che si presentano da Bonolis. Come si fa a fare un disegno allora così? Praticamente quello che possiamo dire è che Madre Natura ovviamente tende a essere più volte sconvolta da chi
da noi. L'essere umano, l'essere umano fa danni. Fa danni. Lascia le bottiglie di birra a mare, le carte, in funzione delle sigarette che piglia e scettano da... Vabbè, però a volte poi creano problemi anche l'altra macchina. Sembra ribellarsi, no Renato? Certo. Sembra ribellarsi, perché se tu ovviamente un po' la lotta di Greta Thunberg, il discorso che ci sono dei cambiamenti climatici legati alla conseguenza di inquinamento eccetera, e della poca cura che ha l'uomo nei confronti dell'ecosistema, e quindi diciamo tutto questo porta a delle conseguenze, e assolutamente le conseguenze, d'accordo, sono anche descritte in film che fino a un po' di tempo fa ci sembravano paradossali per quanto catastrofici. In realtà molti di questi si sono avverati. Se pensi a The Impossible, Renato, quel film che ha descritto pienamente una storia realmente accaduta in quel caso, cioè quello tsunami che pochi anni fa, una decina di anni fa, no, un po' di più, 16 anni fa, 17 anni fa, ha sconvolto un intero paese. Quindi parliamo di conseguenze serie, no? Sì, sì, quindi sì, la infatti... natura tanto la stuzzichi, alla fine si ribella. Per quello chiediamo agli amici a casa musica dedicata alla natura, alla ribellione di madre natura, e le pellicole, i film che avete visto magari sulla natura. Va abbiamo bene, messaggi? Abbiamo messaggi nel ci frattempo? Sono due messaggi, due messaggi. Okay. Ascoltiamoli. Buongiorno Silvia, buongiorno Renato, buongiorno amici del Ciarlatano, sono Pietro da Bitetto. Ciao Pietro. Allora, io citerei due canzoni. Una si chiama Il Gigante ed è la bambina, interpretata da Irio in collaborazione con Serena Mannoia. Ma poi la più bella di tutte, qual è? È Il Cantico delle Creature di San Francesco, sì, interpretata da Angelo Branduardi. Ciao a tutti. Ah, da Branduardi, pensavo da Baglioni, perché Baglioni anche l'ha fatta. Va bene, grazie Pietro. Ciao Silvia, ciao Renato, sono Francesco D'Andrea. Beh, artisti e film che si sono battuti per la natura, mi viene in mente uno, Adriano Celentano, e la canzone Il ragazzo della via Gluck, il che si occupava della cementificazione. È stato uno dei primi a Milano, o meglio, era descritta la cementificazione selvaggia a Milano. E sempre Adriano Celentano fece un film, Bingo Bongo, che faceva sì ridere, però ci ha fatto riflettere. Sì, sì, c'erano delle cose. Sulla cementificazione selvaggia. È vero. Faceva moltissimo ridere il suo personaggio, Bingo Bongo. Ciao ragazzi. Io manderei, fossi nei panni di molte reti, perché Bingo Bongo è un film che abbiamo visto noi, perché è un film anni 80. E, tra l'altro non lo mandano in onda più, chissà per quale motivo. C'è una telefonata. Una telefonata, pronto chi è? Pronto, ciao, sono Giussi. Ciao cara, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao Giussi. Allora, Giussi. Ciao Silvia, che bello vederti. Allora, niente, io ho che collaborato con il WWF. Ho collaborato con il WWF diversi anni, circa 10 anni fa. Mi occupavo di aggiornare il sito internet della sezione Puglia. Ah, ok. E devo dirvi che anche qui in Puglia, insomma, ci sono stati degli animali costretti proprio al, diciamo, all'estinzione. Sì. E uno di questi è il cervone, il serpente nero, quello delle campagne. Certo. Perché ora gli agricoltori usano macinare le pietre come nuova tecnica di agricoltura. Questo e quindi significa distruggere l'habitat. E quindi quello là si trova in mezzo anche. No, proprio distruggono l'habitat, ed ecco perché siamo invasi dai topi da 20 anni a questa parte. Perché ci sono questi cervoni che purtroppo non esistono più. Cioè stanno, esatto, ma due o tre sono. È il, diciamo, è il cerchio della vita, no? È la catena alimentare. Certo. Se, tu se ci pensate, un anello... Sì. Come? Se ci pensate, nel periodo del lockdown è stato, ci sono stati una serie di avvistamenti anche di animali che generalmente in alcune zone non si vedevano più o non si vedevano affatto. Quindi è stato un po' in quel periodo un riappropriarsi degli spazi, perché l'uomo si era levato davanti alle scatole con tutte. Vabbè. Però c'è anche da dire che ci sono degli animali che abbiamo completamente distrutto, che non esistono più, sono completamente estinti. Però considera che al posto del cervone mo c'è il cinghiale.
Abbiamo che ha preso il posto del cervone. Ma quello perché non ci sono più lupi, Renato, quindi beh, di conseguenza i cinghiali certo, si sono avvicinati sempre di più. Noi lo affrontammo proprio con Verde di Rabbia questo fatto, ci chiedemmo ma come mai ci sono tutti questi cinghiali al San Paolo, e scoprimmo che avanzavano perché mancava proprio la specie del lupo che prima invece c'era più, certo, era più facile trovare, quindi limitava il pascolare di questi cinghiali. Esatto, come invece nella zona della Murgia, qui in Puglia, diciamo chi ha le case in campagna è invaso adesso da grandi topi, diciamo i ratti, proprio perché manca quella categoria di rettili, dei serpenti di terra. Certo. I serpenti, no, i cervoni. I cervoni. C'è un attore famoso americano che si chiama Dominic Monaghan. Lui ha fatto Il Signore degli Anelli, anche un attore di Lost. Ha fatto anche Lost, infatti. E lui si occupa, insomma, da diversi anni di fare ogni anno per Fox, un canale Sky, si isola in sostanza nelle zone amazzoniche, insomma, in diverse zone della foresta amazzonica, e gira poi così il suo contatto con la natura. Molto spesso ha incontri ravvicinati con animali che si pensano essere estinti. Insomma, è molto interessante, molto bello. È vero, ci sono questi canali che purtroppo non tutti seguono, che ti insegnano a vivere e a conoscere. Ma lo stesso, diciamo, quello è più soft. Anche. Però, ecco, ti porta a immergerti nella natura. È vero, è vero, è vero. Io ogni tanto, non ti nascondo, che mi soffermo là con Telecomand Man e rimango scioccato. Sì, sì, scioccato delle cose che avvengono nella vita degli altri, va bene, la nostra no, perché comunque noi vivendo in una città diciamo che sono sempre più rare queste occasioni, insomma. Tranne la pantera l'anno scorso. Tranne la pantera l'anno scorso, che poi abbiamo scoperto che non ne manca una pantera. È vero. Cioè, mesi e mesi, dritta, la pantera, la pantera, che la panterie! Io penso che sia un peccato, purtroppo, il non poter più godere della bellezza, neanche dei documentari, perché quello c'è il rovescio della medaglia. Anche quando si inizia a vedere un documentario oggi, nella parte finale si prospetta quello a cui stiamo andando incontro, alla distruzione della natura. Ti viene l'angoscia. Ma è vero, io dico sempre che Leonardo DiCaprio è diventato ormai un gatto nero che ci ha dato 7 anni di tempo per salvare la Terra. Però in fondo è così, perché quando guardi quelli tipo marini, è proprio cambiata la flora marina, e questo ha portato all'estinzione di... Lascio la plastica che uccide i pesci, però è proprio cambiato il clima, per cui i coralli ormai si stanno estinguendo, non esistono più diversi tipi di alghe. Ma dico io, visto che si sono ormai estinti molti animali, perché non si estingue Kurkistan in Russia? Sarebbe il massimo per tutta la popolazione mondiale. Questa è una cosa che io dico sempre ai bambini quando fanno le visite guidate. È comunque nell'ordine naturale delle cose, il fatto che noi dovremmo comunque estinguerci. E daremo, cioè, i figli che nasceranno saranno sempre più predisposti a sopportare il caldo della temperatura della terra che si sta alzando, ad esempio, e sicuramente muteremo anche noi, come stanno mutando gli animali. È vero che vediamo razze estinte, vedi, Renato ha già mutato parecchio, se ne formano altre. Senti, ma tu sei d'accordo con quello che dice ormai da anni Greta? Vedi, Gesù, ti fa cadere molto. Sì. Sei d'accordo? Mi dispiace che debba farlo una ragazza che non ha filtri per natura, perché nel suo modo di comunicare lei non ha filtri. Sì, ricordiamo che la sindrome di Asperger purtroppo, insomma, è una sindrome che va proprio a colpire anche quello, cioè la capacità comunicativa, quindi si comunica, come diceva giustamente Giussi, senza filtri. E infatti, forse non è un male, Giussi. Ma infatti, io pure ho quella sindrome, lo sai? Pure io c'ho quella sindrome, che sono senza filtro. Io ne ho proprio il no, tu hai anche la sindrome di Tourette, quella della parolaccia che sì, che non zappa dove ammette, più o meno. Mi dispiace l'attacco alla ragazza, ecco, attaccare una ragazza a livelli proprio beceri non ha senso, perché il suo messaggio in realtà è un messaggio
che dovremmo prendere alla lettera. È vero che non c'è più tempo da perdere. Assolutamente. Ma infatti io mio marito fa l'agricoltore. Vivere della natura per noi è normale. Considera che basta mettere il naso a 10 minuti di auto da Bari per conoscere, insomma, zone di campagna, Sanicandro, sì, sì, in piena campagna. Sanicandro, Rutigliano, Cassano, Putignano. Ma è proprio, è piena di terra. E secondo me l'educazione dei bambini dovrebbe proprio ripartire dalla terra, da affondare i piedi nel terreno. È vero. Solo così possono rispettare, insomma, anche il fatto che vediamo lo scarafaggio, lo dobbiamo schiacciare per forza, ma anche no. Vabbè, a me fanno deblattizzare le zone. Però ecco, ci deve essere un rispetto per ogni genere di animale. Vabbè, certo. Questa è una mia concezione. Siamo d'accordo comunque. Grazie Giussi per averci chiamato. Scusa, stavi continuando. Un abbraccio. Ah, grazie. Vi consiglio una canzone dei Queen che si intitola Is This the World We're Created? Oh, la Longhie, il titolo. Però è molto bella. Va bene, mo vediamo se Titi ce la manda. Grazie, chi? Okay, un grazie, abbraccio. Giussi. Ciao, cara. Ciao. Ma tu, chi che sono di? Ma questo non è Freddie Mercury. C'è una voce. Ma come? Non lo riconosci? È lui. Diciamo che la sorella di Fredda Mercura. Mercuria. Io so che ci sono dei messaggi. Sì, vabbè, tu sei sempre tutto. Vabbè, perché comunichi tramite WhatsApp con telepatia. Ascoltiamo i messaggi. Telepatia. Buongiorno, Antonio da Margherita di Savoia. Ciao Antonio. Allora, io vivo in un paese di mare, voi ben sapete. Paese di mare. Qualche amico che è proprietario del Lido, oppure è capitato anche a me, di vedere ciò che restituisce il mare ogni tanto. A parte il fatto dei vari assorbenti, dei vari fazzolettini, dei vari pannolini lasciati in mare. Vabbè. Ma mi raccontava una mia amica che ha trovato qualche proprietario di un lido che ha trovato qualche volta delle cose assurde. Tipo? Una volta mi racconta di aver trovato una dentiera, che il mare aveva restituito una dentiera. Si vede che, devo raccontare una cosa che è capitata a me. Io il ferragosto di una decina d'anni fa, involontariamente, ho fatto il bagno e al primo tuffo mi sono ricordato di aver fatto il tuffo con gli occhiali ed ho perso gli occhiali pur tu che ti fai mare, il tuffo con gli occhiali mai più ritrovati. Volevo fare una speciale menzione però per quelli proprietari dei cani, quelli che portano il cane in giro a fare i propri bisogni ma non raccolgono gli escrementi, ma ancora più difficile, e sono abbastanza ignoranti oltre ad essere incivili. Ma ancora più difficile da capire quelli che raccolgono gli escrementi nella plastica, nella bustina di plastica, ma poi fanno 10 metri e lasciano la bustina di plastica a terra. Il che è ancora più incivile, perché mentre l'escremento è biodegradabile dopo 10 giorni, dopo 5 giorni, se non lo pesti prima, certo, la carta rimane lì per secoli, secoli e secoli, a meno che non passa un netturbino, un operatore ecologico che lo raccoglie. Buona volontà. Vi ringrazio e vi auguro una serena giornata. Grazie. Buongiorno. Anche a te, grazie. Vedi, anche questo c'è da dire, che molta gente proprietaria di animali, quindi cani, perché i gatti non è che le ha, lasciano le buste con la cacca dentro. Ci vuole pochissimo, non è il massimo, si chiama rispetto per il prossimo, rispetto per la natura, e certo, possiamo dirlo mille volte, ma il problema è sempre questo. Al momento stiamo dimostrando di non avere neanche rispetto per la vita umana. Anche perché c'è da dire che il cane non ha colpe, cioè il cane comunque se tu lo porti giù deve fare quello che deve fare, ma un po' come facciamo noi a casa, solo che vedi, si torna sempre là, di chi è la colpa? Buongiorno ragazzi, sono Vito Giovinazzo, buon inizio settimana. Ciao. Una canzone inerente al tema che avete dato oggi è Excuse Me Mister di Ben Harper. Ah, un saluto da bello. Me e da Sara, vi abbracciamo. Grazie anche a voi. Un saluto particolare a Silvia. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, vuole fare Silvia. Le carte. Ciao. Ciao, un abbraccio a Sara e a Vito. Ciao. Ben Harper, no, bellissimo, non lo sento da un po' di tempo. Fino a fa. Ben! Ma chiama ogni tanto, dico, come stai, ciuccio, bestia? Fatti sentire. Ma Yoko, come sta?
No, io con me che sulla la sa perda che non sta benissimo questo. No, vero. Può esprimere, no, purtroppo no. Anche perché ho letto l'altro giorno che la settimana scorsa ha compiuto 87 abbiamo anni. Detto in trasmissione 89 anni. So che tu a volte ti assenti durante la trasmissione, specialmente se si tratta di Yoko Ono. Voli esattamente come dice Fly, la canzone di Yoko Ono. Abbiamo altri messaggi, Titti? Sì, io sono una patita di proprio chi? Della natura. Ah, bene. E come canzone vi posso consigliare la canzone della terra di Lucio Battisti. È poco conosciuta comunque questa canzone, però canzone bisogna ascoltarla. Va e bene. Poi faccio parte di un gruppo, Centro Recuperi per i Ricci, che tra l'altro ha fatto anche un libro, La Ninna si chiama. La Ninna. Ecco qua. Ma questa è la nanna pure, sì, con lei che partecipa. C'è una telefonata. Pronto, chi è? Pronto, buongiorno, sono Maria, Maria Teresa. Ciao, buongiorno, ragazzi. Cara. Buon inizio Ciao. Settimana. Ciao, Maria Teresa. Allora, senti, dici tutto, Maria Teresa. Senti, come canzone io ho pensato a una di Pierangelo Bertoli. Spunta... Eppure Soffia. Eppure Soffia. Ah. Di che anno è? Senti, è vecchia. È vecchia. Abbastanza. Eppure Soffia. Ma che cosa dice? Io non ce l'ho in mente adesso. Eppure Soffia, cioè io non sono intonata. No, vabbè, non la devi cantare, il testo mi interessa. Non è... okay. Senti, parla della guerra, del fatto che ci sono gli inquinamenti, che succedono tante cose brutte, però il vento continua a soffiare. Il vento continua a soffiare. Sì. Bella, bella come cosa. Perché praticamente parla proprio del fatto dell'inquinamento dei fiumi, di tutto quello che sta succedendo sulla terra e anche della guerra. Poi, per quanto riguarda la mia il mio essere green, diciamo. Sì, bella. Io cerco di rispettare, vabbè, il discorso della raccolta differenziata. Poi anche per quanto riguarda le temperature della lavatrice, ad esempio, evito le alte temperature, a meno che non ci sono cose veramente sporche, bianche. Perché oggi la maglietta la metti giusto mezza giornata, quindi certo. In quella maniera consumiamo noi meno energia, però nello stesso tempo c'è meno energia che andiamo a dover utilizzare, dover sì, però prendere. C'è un segreto: se metti a fare la lavatrice dalle 7 in poi si consuma meno. Senti, sì. Dipende. E poi un'altra cosa che io non sopporto, e che quindi a casa mia io faccio così in estate, io non sopporto quando le persone hanno il condizionatore a 16. 18 massimo, cioè che tu entri nella stanza e sembra una cella frigorifera. E ti congeli, quindi io a casa sì. Mia lo tengo a 23-24, che secondo me quando praticamente fuori hai una temperatura di 40 gradi a 23-24 tutto sommato 23-24 è piacevole. E certo, vabbè, però cioè, tu non puoi condizionare gli altri che magari sì, vogliono vivere, capito, però nella gelatura. Sono piccole cose, vedi, che comunque aiutano in generale ad un risparmio energetico e quindi si evita di fare tanto danno alla natura, perché adesso che sì. Diciamo l'energia si sta riducendo, dove dobbiamo andare arrivare. Ad attingere? Certo, giustamente. Quindi bisogna essere dici tu di mettere 23 responsabili. A 23, ma 23 si sta bene più o meno come temperatura 23, fresca? 24, stai bene. 25, cioè, 26, muro. Quindi vale la pena che la accendi la condizione. Senti, ma se fuori è 40? Se fuori è 40, 23 diciamo che si sta no, bene. No, concordo con Maria Teresa. Io poi tra l'altro non la sopporto proprio l'aria condizionata, sì, quindi per me assolutamente. E poi si butta brutto alla centrale l'aria condizionata, specialmente d'estate. E vai di sinusite. E te ne stai tutto il giorno con mal cap, perché comunque ci sono questi sbalzi dal caldo. Secondo me, se esterno si sanno gestire al freddo le cose, si può comunque vivere bene, non è che rinunci. No, però no. Il giusto mezzo è giusto. Alla natura. Certo, certo. Ecco.
Va bene. Poi, vabbè, uso le lampadine a LED, cioè tutte LED. Queste cose. Brava, brava. Quindi contribuisci attivamente. Vai a comprare, però come durata e come luce, non è solamente per noi, noi non dobbiamo pensare solo alla bolletta, noi dobbiamo pensare a tutto quello che comporta dover avere più energia, ma oggi non è... energia per un paese. Ma oggi non è facile non far caso alla bolletta, specialmente alle ultime che stanno arrivando. Io so che tra l'altro c'è stata gente che è morta dopo che ha letto quanto doveva pagare. Sì, stanno quindi arrivando un poco d'aumento. Un poco? Un 45% in più! Sì, infatti, rispetto alla base da 100 è arrivata a 150, quindi... vedi, la gallina canta, sperando che canti ancora, perché se non canta più la... Ah, e poi mi sono ricordata una serie, quella di Chernobyl, che adesso stanno riproponendo, che abbiamo visto prima ancora, non a caso, che... diciamo, infatti. E quella è una cosa che veramente fa paura. Lo so. Ed è una serie che dovrebbero vedere tutti. Assolutamente. Per rendersi conto di quello che è in grado di fare l'uomo. Va bene, va scusate, bene. C'è la pubblicità che incombe, io vi devo lasciare. Ciao cara, e ci vediamo fra pè. Vai, pubblicità. Il ciardatano. Ciardatano. Eccoci tornati con il Ciardatano. Allora, oggi abbiamo dedicato, cioè stiamo dedicando questa puntata a Madre Natura. E le domande sono: film dedicati alla natura, se ne conoscete, potete dirceli, o alla sua ribellione. Canzoni o artisti che si sono battuti per la tutela della natura, e cosa fate voi per contribuire a rendere questo un posto migliore? La rispettate? Potete dircelo chiamando il numero 080 501 4668. E a tal proposito, sì, hai una telefonata. Ah, vedi, e tu che ne sai? Pronto, chi è? Pronto. Buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao. Sono Lella. Lella, buongiorno. Ciao, Lella. Da quanto tempo non ci sentiamo? Non riesco mai a prendere la linea. Hai visto? Vabbè, diciamo che poi il periodo non è stato dei migliori, quindi io non sono una che si vuole, che vuole lamentarsi. No, ma non per me, per il mondo, diciamo, per in generale. Il mondo, eh. Allora, senti, per me, sì. Allora, una canzone bellissima, Il mare d'inverno. Il mare d'inverno. Che comunque il mare più natura di quello, ti pare? A Did Not, certo. E poi... ho visto un film recentemente. Quale? La fattoria degli animali, una cosa del genere, che praticamente, guarda, è un film che dovreste vedere tutti quanti, perché una coppia di coniugi decide, per tenere il cane, di prendere delle terre, e quindi di, però tutte biologiche, quindi senza... voglio dire, prodotti velenosi per le piante o per gli animali. Come idea meravigliosa, però purtroppo devo dire, come tutte le cose, non riuscivano ad avere un raccolto all'altezza. Praticamente il 60% del raccolto andava perso, perché non usando i veleni, che mettono, che quelli sono veleni, sulle piante per farle per evitare che gli insetti mangiare degli animali. Ecco. E quindi niente, è stato un film bellissimo che ti dà il senso veramente di quello che si potrebbe fare, ognuno di noi un pezzo di terra coltivare, eccetera eccetera. Vabbè, è un'idea utopistica, però voglio dire, perché non sognare? Assolutamente, giusto? Brava, c'hai ragione. Quindi questo qua è il film che hai visto. Niente, tu mi fai ridere come al solito con le tue facce, con le tue mimiche. Grazie. E anche Silvia con la sua mimica che vede la tua faccia, sì. Insomma, vabbè, l'importante è andare avanti, sperando che anche questa catastrofe finisca subito. No, guarda, perché non ce la facciamo più. Ma anche se stai lì e fai zapping, comunque vuoi o non vuoi ti arrivano le immagini bruttissime. Sì. No, ma poi tu devi sapere che io avevo un negozio, e quindi ho avuto due persone con me, due collaboratrici ucraine, per cui mi sono informata attraverso loro della realtà, perché sai che poi l'informazione è sempre un po' così,
certo. Sommaria. Chi dice una cosa, e chi dice l'altra. Mi hanno detto delle cose pazzesche su quell'essere che sta lì, vabbè, in Russia, delle cose tremende, e quindi veramente spero che tutto il mondo si, attenzione, faccia, insomma, si stringa intorno all'Ucraina per portar via. Esatto. No, perché ma una precisazione, in realtà noi abbiamo libertà di stampa. In Russia questa cosa è venuta meno, non so se avete sentito, sì, sì, che vabbè, hanno dovuto ritirarsi, si è ritirata tutta la stampa internazionale, perché rischiavano, sì, chiunque avesse dato delle informazioni non allineate con il regime russo, infatti, avrebbe rischiato fino a 15 anni di carcere. E questa è terribile, se ci pensate è davvero, sì, un condizionamento della stampa, dell'informazione. Oltre a queste cose, cosa sapete? Io ho saputo delle cose tremende che non posso dire qui in televisione, perché rischierei una denuncia. Delle cose tremende che non si sanno, giustamente, non so, per il panico, eccetera. Quindi è una cosa, sono anni che questi subiscono, capisci? Quindi speriamo che, come è successo con il Covid, che praticamente io su questa cosa conto moltissimo, che tutti si sono uniti a cercare il vaccino e quindi ne stiamo venendo fuori, così succeda per l'Ucraina, che si prenda coscienza e insomma si finisce con questa guerra. Vabbè, come al solito faccio sempre una nota, scusatemi. No, vabbè, no, hai fatto benissimo. Assolutamente concordiamo sul fatto che non vediamo l'ora di uscirne da questa ennesima, sì, bruttissima, perché, guarda, pagina della storia. Perché guarda, è un popolo che ha lavorato tanto, per queste persone, per esempio, che lavoravano con me, si sono fatte la casa e molto la vedono crollare. Certo. Perché, per esempio, c'era una che veniva al mio negozio, che era avvocato, e faceva la donna di servizio. Quindi con questi sacrifici, si è fatta la casa, tu poi in un attimo poi vedi distrutto tutto il tuo mondo, capisci, Silvia? Lo so, è lo terribile, so. Hai ragione, nel... no, è una cosa terribile. Io penso che chiunque di noi empatizzi, quindi possa assolutamente soffrire di quello che stanno vivendo questo popolo, che è un popolo fratello, insomma, quindi è terribile, e sicuramente il pensiero che ci sopraggiunge è quello che può capitare anche a te, cioè da un momento all'altro, se sei in balia di una follia come la guerra, ti può succedere tutto, cioè di perdere i tuoi cari, perdere quello che ti sei costruito con fatica, perdere il lavoro, perdere tutto quello che per te conta ed è importante. Quindi assolutamente preghiamo e speriamo che le sanzioni e tutto quello che, anche la via diplomatica, riesca in qualche modo a frenare questa follia. Ma soprattutto la via diplomatica, perché qui praticamente solo così se ne può uscire, non è che ci possiamo mettere noi a far tutti la guerra, ma che siamo impazziti? Assolutamente. Cioè, voglio dire, è già una guerra sopravvivere oggi con tutti i casini che sono successi. Vabbè, ragazzi, va bene, comunque, ciao, a presto, un abbraccio, un grazie, bacio anche a te, a quella faccia di tuo marito che è carino, e lo vedo serio, dai, sono problemi seri, però tu devi sorridere sempre. No, vabbè, ma figurati, già mi fai ridere a vedere. Ma io penso semplicemente al fatto che così come ha detto Silvia prima, è una cosa che è successa a loro, può capitare anche a noi, spero che non avvenga mai questa cosa qua, perché avverrà. Comunque speriamo. Non avverrà, solo i tempi, quelli mi danno fastidio, perché le cose potrebbero protrarci e quindi fare più danni. Però, lo so. Come per il Covid, sconfiggeremo anche questa gentaglia. E lì hanno studiato per trovare questo antivirus, se così si può chiamare, però trovare l'anti-Putin non è facile. Ciao Lella, ciao grazie. Perché vedi, i russi si stanno ribellando, ok? Ma perché non la vogliono fare la guerra i russi? Ci sono, frega chi? Non la vuole fare la guerra. Certo. Quindi va bene, ciao, grazie, ciao. Allora, andiamo avanti. Allora, abbiamo, Elena, messaggi? Stiamo ascoltando una canzone Michael bellissima di George Michael, ma sì, a me, di Michael Jackson. Vabbè, Human comunque Nature. C'è. Human Nature è questa canzone, si intitola Human Nature ed è proprio dedicata alla natura umana. Michael Jackson ha sempre scritto poi di questo aspetto, quindi dell'empatia, della natura umana.
qua Michael Jackson aveva dolore alla pancia e ha scritto questa canzone e non sapevo come intitolarla. È la perché? Nasca umana. Perché c'è un mal di pancia? E fa, ai, why? Sì, sì, abbiamo qualcosa tipo dei messaggi. Oh, John dall'America! Good morning! Good morning! Vai. Ciao Renato, ciao Silvia, Titti, Fedez, Paolucci, Maddalena, Utau e tutto il Charda Group. Grazie, anche a comunque, te. Comunque, bellissimo tema. Non posso citare né canzone né film basato sulla natura, ma vi posso dire che ad io che sto ghiei, diciamo, dove vivo, essendo quasi vicina alla foresta mercadante, la chiamo io, Forest Reserve, in America, perché ci sono moltissimi alberi intorno e poi per la ferrovia a Thurn che ti trovi in mezzo ai coyotes come stamattina stavo spalando un po' la neve e passano due coyotes vicino a casa e mi hanno dato il buongiorno. Ho capito. E io clappa, ho detto ancora non se la c'è. Certo. Comunque ragazzi, detto in è sempre un piacere sentirvi, certo. E buon lavoro e ci risentiamo a presto. Va bene, love ciao John, grazie. Bye. Grazie per averci chiamato. Salutiamo anche Givi che è entrato un attimo nella telefonata, nella videocamera. Pronto, chi è? Buongiorno a tutti, sono Mariangela. Ciao, Mariangela. Buongiorno cara. Allora, Mariangela. Sì. Film dedicati alla natura. Ah, non canzoni, prima. Anche. Prima in sottofondo stavo sentendo un'altra canzone di Michael Jackson. Michael Jackson. Che è Art Song. Art Song. Sì. Questa proprio è ad hoc per questo tema. Soprattutto il video dove... Bellissima questa canzone. Ma tu non hai sentito la prima che ha mandato... Titti, qual era? Non l'hai sentita? Forse non mi sono trovata. No, dei Beatles, Titti. Eccola. Ah, qua. Sì. Modern Nature Sound. Sì. Però volevo fare un ricordo. Volevo sbloccare un ricordo. Sentiamolo, sblocchilo. Nel 2007 a Londra, ma così come c'è il Live Aid, hanno creato il Live Earth, dove si sono riunite tutte le star in contemporanea, Stati Uniti, Londra, Sud America, Brasile, forse, Giappone, c'erano le diverse piattaforme, i diversi palchi dove tutti gli artisti hanno fatto questo concerto per praticamente il mondo in crisi, però si trattava più per il clima. Sì. E tra questi artisti... Chi stava? C'erano i Duran Duran, i Police, i Metallica, i Genesis. Stevie Wonder. Lenny Kravitz. Gianni Celeste. Quello con il gabbiano. Bravo, sì. Sì. E poi? Tra i diversi artisti c'era Madonna. E Cristo. Dove ha cantato Ray of Light, vabbè, che è anche la canzone dedicata a questo mondo che va troppo veloce, e ha cantato Hey You. Hey una canzone, you. Sì. E come fa? No, non la voglio cantare. Beh, dai, mola da cantare, non me ne frega niente, dai, cantila. Cantila. Non la vuoi cantare? Non mi ricordo nemmeno le parole. Ma no, scusa, che razza di fan sei di Madonna? Guarda, Renato, io al posto tuo stare zitto. No, le parole dove le mettiamo? Scritte. Eccola qua, ce l'abbiamo. Hai visto? Ma quanto è celere Cudoagno? Beato che lo deve avere. È bravo. Un bacetto a Titti. Grazie. Titti, hai sentito il bacetto? Sì. Che poi ti offre una bella guantiere con le paste. Quelle di venerdì che devo avere. Sì, sei giorni fa, quindi figurati come stanno le paste alla crema. Sono scadute, sicuramente. La crema è diventata marrone.
No, sta a dieta, non le posso manco mangiare. Va bene, Renato, pazienza. Va bene, grazie per averci chiamato. Ciao, niente, cara. Grazie a voi. Ciao. Buona, buon ciao. Balletto. Ciao. Grazie. E pubblicità, ci vediamo fra poco. Prego. Il ciardatano. Ciardatano. Eccoci tornati con il ciardatano. Allora Silvia, io stavo leggendo che ci sono moltissimi artisti, molti attori, molti cantanti, tipo per esempio Emma Watson, l'Ermione di Harry Potter, che invece è una paladina della moda sostenibile, ambasciatrice di brand ecosostenibili, Cruelty Free. Nel 2016 si è presentata sul red carpet del Met Gala, un gala annuale di raccolta fondi, con un abito cucito con materiali riciclati. Ma oltre lei, io mi ricordo Linda McCartney, la moglie tutte storica. Le strade dove portano? No, no, è vero. È una cosa che ho visto io con i miei occhi. Nel 1993 andai a vedere Paul McCartney a Firenze con mio padre. E vidi Linda McCartney con praticamente aveva questa bomboletta colorata con la quale praticamente imbrattava queste pellicce, questi visoni, perché comunque è sempre stata contro la caccia, contro la in quel caso è la vendita, diciamo, anche dei dimmi. Lì non fanno caccia, lì praticamente li prendono, li uccidono solo per, diciamo, utilizzare poi le pellicce, metterle in commercio. E infatti, lei è sempre stata contro. Quegli animali, di quegli animali neanche ci si ciba, questa è la cosa che fa anche specie. Loro non hanno mai mangiato carne, o meglio, hanno imparato negli anni a non mangiare carne, infatti sono vegetariani, ma come loro anche Red Ronnie, vabbè, sono tantissimi. Giorgia. Non è il caso di menzionare Red Ronnie in questo periodo. No, vabbè. Ne sforna una dietro l'altra, infatti, ma sta parlando, no, vabbè, di alieni. Ho detto Red Ronnie perché so che è vegetariano. Ma un po' come Paolo. Paolo è diventato vegetariano negli ultimi anni. Certo, come no. Mangia solo dopo aver fatto il mangia verdure, cuoco, Paolo è diventato vegetariano. Mangia verdure soltanto perché sta a dieta. Eccola qua, un'altra che è diventata vegetariana. Chicca! Chicca, ciao. Buongiorno. Ciao cara. Buongiorno a tutti. Allora, Chicca, devo dire tutto. Di il fatto, di. Allora, io ogni tanto conosco degli amici ogni che tanto fanno parte degli amici ambiente barletta. Visto che Barletta è anche una città di mare, noi dal mese di aprile al mese di maggio andiamo a pulire le spiagge. Brava! Brava! Ma ogni quanto. Io voglio consigliare una canzone, Alex Polidori, Mare di Plastica. Mare di Plastica? Come fa? Non me la ricordo. Non è neomelodica comunque. E come mai hai detto una canzone che non è neomelodica? Così, io vario. Vabbè, una canzone invece che ha scritto Gigi D'Alessio. No, Gigi non ha fatto niente. No, mai, insieme, si mette a scrivere canzoni. Questa è? Sì, è questa. Per alimentare questo pianeta. Io ho anche visto i documentari. Pure? Io ho visto una trasmissione che fanno su D-Max, vado a vivere nel bosco. Dove risolvono i problemi di persone che vivono nella natura, che costruiscono case nei boschi per aiutare persone che vivono nel mondo della natura. L'abbiamo vista anche noi, bella, bella, bella trasmissione. La vedo anche io. Ma tu hai visto quella? Hai visto quella dove praticamente costruiscono questa casa su un albero? Certo. A papà piacevano molti i documentari. Bello, bello. Vabbè, io sono un patito dei documentari. Senti, quindi una canzone quella là, ci ha parlato del documentario. Sei tu? Il partito dei documentari. Sì, non li vedo perché comunque stai tu a di telecomando. Mi è venuta una che ha scritto Gigi 20 anni fa, quasi. Com'è?
Fiore. Fiore. Non so se può andare bene. Fiore, nasce al centro del mio cuore. Poi non mi ricordo più come fa. Fiore? Sì, a casa, sì. C'è sta canzone, Fiore. Titi. Mare intorno a me. Gigi? E quando e poi non so se può andare bene per fare il tavolo, ci vuole il legno. No. Per fare questo tavolo ci vuole 6 alberi. Per fare 6 alberi ci vuole Maddalena, che fa l'investimento, e poi porto Manbrone. E quando è che lo toglieranno da Nanzale? Mamma mia. Cioè, vedi che per fare questo tavolo, scusa Fedes, puoi fare un'inquadratura totale del tavolo? Mi mancava questo odio, giusto, no, giusto per far per capire alle persone fosse un po', si fosse un po' sedato di stare sedato, sta sedato, anzi sta accomodato qua, ma secondo me hanno preso 6 alberi per fare questo Mambro. Dico, ma cos'hai io, da perché... dire quell'albero? Vedi, vedi, bellissimo. Anche tu, bellissimo, vabbè, sì, tutta la bellezza che vuoi, ma è troppo grande, io, cosa va a fare? Va bene, va stenditici sì, sopra. Devo stendere? No, preferisco stendermi sul letto, non so, pautavo. Va bene, a grazie. Anche io la maglietta dei Tito sta a casa. Veramente, come questa? No, è diversa. E com'è? È bianca e c'è la scritta, c'è il quadro di Abbey Road. Ah, con le strisce pedonali. Ah, sì. Pure io ce l'ho, però non potevo mettermene una sull'altra, perché sennò sì, poi si vede. Ma stai notando? Va eh? Bene. L'interesse proprio su. Beh, domani me la metto. Domani me la metto. Vabbè, io ce l'ho tutte di Beatles. Va bene, grazie Chicca. Bene, ciao, tutti, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao Renato, ciao Silvia. Volevo sapere che fine ha fatto il gabbiano, il povero gabbiano. Tu lo sai. Sono Cosimo da Molfetta. Eccolo qua, vedi dove sta che fine ha fatto il gabbiano? Vedi, povero gabbiano, hai perduto la compagna. E a proposito di, vedi, che uno poi ci pensa e dice, ma noi stiamo parlando oggi di un altro fatto. Fatto nel quale diciamo che bene o male c'entra il gabbiano. Quanti uccelli morti noi vediamo oggi sulle spiagge per i motivi che conosciamo? Parlavo della plastica, Silvia, delle buste di plastica che molti porci buttano nel mare e poi gli animali si ritrovano morti grazie alle buste di plastica che ma buttano. Ma perché hai fatto quel tutti gesto? Quanti? Scusa. Questo? Che la busta, ho immaginato nella mia testa, la busta e il gabbiano che si scaffi in. Oh, io sto parlando seriamente, che dritto! Che cosa devi fare? Scusa, ho immaginato la busta e il gabbiano che va in acqua per mangiare, va in acqua per mangiare e anziché trovare il pesce, gli ha la busta. Questo è. Donna, senti. Rimane dalla busta. Ehi. Chiudi, Giorgio, vai tu. Madonna, non si può dire nulla. E non della cap, certe cose stanno scritte sin da me a dove danno vista presa cuta red cazzo rida fai o non rido può fornisci e non si dice ma non ce faccio più tu ma vuoi per chiave fessa me chi scosso le so fatti a prima dopo pare che redendo den lo fatto lo faccio tu oh, oh, oh. Usi pista red che giudisca
più me. Tu sei una bucia, non stai nulla a fare, pur ci dicembre lo giù. Prendi e lo rifai, tanto mi sta presa a cuta rete, cazzo rida fai o non rido, può fornirci non si dice, ma non ci faccio più. Discos le son fatti a prima, tu mi pare che rider den, tu mi stavi per culo. Vido ci te ne vemo pro. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Farmacia Cavallo.